Stefano De Martino sarà l'inviato dell'Isola dei Famosi. A confermarlo è Maria De Filippi nel corso della diretta di Amici andata in onda oggi 16 gennaio. Il ballerino e conduttore del Day Team e del Talent Show partirà a breve per l'Honduras per abbracciare questa nuova avventura televisiva. Volevo fare i complimenti a Stefano che farà l'inviato per l'isola, ha detto la conduttrice, invitandolo al centro del palco. Stefano ha sorriso prima di ballare insieme a Elena D'Amario, l'amica e collega che si è esibita insieme a lui in questa sorta di saluto al talent show. Già nel corso della settimana erano uscite alcune foto su chi che avevano anticipato la possibilità che Stefano fosse stato realmente scelto per il ruolo di inviato. Negli scatti in questione compariva sorridente insieme ad Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality show. Proprio quelle foto avevano lasciato intendere che la conferma di De Martino all'isola fosse ormai cosa fatta. Erano mesi che circolava in rete l'indiscrezione legata alla possibilità che fosse proprio l'ex marito di Belén Rodríguez ad affiancare la Marcuzzi al timone dell'isola. Secondo quanto si leggeva sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, sarebbe stata proprio l'ex compagna e madre di suo figlio Santiago a spingerlo ad accettare. Per Stefano si spalancano sempre di più le porte dello spettacolo. Quello che si appresta ad abbracciare sarà il ruolo più impegnativo mai affrontato fino a oggi. Se lo scorso il ruolo di inviato era stato di Stefano Bettarini, quest'anno sarebbero stati in due a contendersi il ruolo. Accanto a Stefano, poi risultato essere la scelta della produzione, era stato fatto il nome di Daniele Bossari, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP. Alla fine, però, è stato il ballerino a spuntarla. Chi se ne frega.